saluto e ringrazio per l'ospitalità. Sarò brevissima perché è arrivato alla fine di questa giornata, penso non ne possiate più, ma non tanto, perché tante sono state le sollecitazioni e gli stimoli ed è anche giusto ogni tanto fermarsi a riflettere. A me è piaciuto moltissimo, tutto perché ho visto questo ringrazio e secondo me voi come iscritti al CGIL dovreste ringraziare la segreteria territoriale, perché è importante in una situazione di questo tipo, quello che sta succedendo, dare tempo anche per riflettere, per comprendere, l'hanno detto tutti, però forse è vero che l'opinione pubblica non l'ha ancora assimilato, siamo di fronte ad una crisi che crisi congiunturale non è, ma è una crisi veramente nuova e veramente straordinaria. Io vi ricordo che questo è stato contenuto ed era il fondamento dell'enciclica del Papa, dove la carica di Veritate partiva da questo sioma. Siamo di fronte ad una crisi epocale che ci obbligherà a rivedere una volta per tutto quello che è stato il nostro concetto di sviluppo, il nostro concetto di uomo, quindi una svolta anche se volete antropologica. E io mi sono trovato molto vicino al collega ex dirigente o funzionario della CGIL che adesso si trova a fare un'altra attività e riscoprire il concetto del volontariato e ha usato anche un termine bellissimo, il concetto di dono. Allora guardate, il dono è alla base del concetto della persona, perché noi abbiamo usato, la mia collega ha usato fin dall'inizio il concetto di persona, poi l'assessore non ha compreso la differenza, dice ma non è, io preferisco parlare anche di cittadino, ma il problema vero era identificare la parola persona. Guardate, la persona, questi sondaggi, questi questionari somministrati, l'idea che c'era di base, che ha unito in questo tutte le tre segreterie confederali, è questa dell'idea che non si può scindere l'operosità, nel senso di produttività, di efficienza, di efficacia, col concetto di cura. In fondo cos'è che noi chiediamo in questa contrattazione territoriale? Proprio quest'idea che il tempo dedicato alla cura, il tentativo di creare una conciliazione tra il lavoro e quello che comunque ha a che fare col lavoro, non può essere distinto, perché è quello che fa sviluppo ed è questo il concetto vero di sviluppo che noi dobbiamo andare a affrontare. Quindi è giusto incontrarci, relazionare, chiarirci qual è la figura di persona, di uomo, qual è quindi la funzione che abbiamo, e io uso uomo in senso generale, nel senso che la lingua italiana non ha questa distinzione, ecco, non è. Quando io uso uomo intendo uomo e donna, non ho questa sottilezza. Diciamo persona, che così non ci sbagliamo, perché è il mettere insieme, non imparare a superare il concetto prima pensiamo al lavoro, a essere efficienti e poi darà di conseguenza qualcosa da distribuire nell'attività. No, forse se volete l'errore, errore, non è errore, e questo è il fatto che nella storia si è troppo distinto fra quello che è l'aspetto di cura e quello che invece è il lavoro, come se le due cose non potessero e non fossero entrambe oggetto della stessa persona. Quindi questo è il tentativo che possiamo fare, che vogliamo farlo, questo era lo slogan di questo convegno, noi ci crediamo, e siamo sempre più convinti di questo. Voi avete sentito vari studiosi, ci sono, e se anche leggete cose, ci si pone di vista, attenzione, bisogna unire le due cose non possono più stare distinti. Noi avevamo avuto probabilmente questa intuizione, da donne, adesso ritorno nella mia situazione di genere, forse noi siamo stati abituati a questa cosa perché fin dall'inizio il tentativo di conciliare, di mettere insieme la cura col lavoro è stato un problema fin dall'inizio. Quando sono entrato nel mondo del lavoro, la prima cosa che mi si sottoponevano, guardate, i famosi test di colloqui che ho avuto nel mondo del lavoro, la prima cosa mi dicevano, lei ovviamente non si vuole sposare. E io lì già dicevo, no, assolutamente, io voglio dedicarmi all'azienda, cioè non posso pensare, io voglio fare il responsabile di una divisione di sistemi informatici, quindi poi ovviamente mi sono sposata 6 mesi dopo, non è quello.
facevo presente comunque a chi intervistava dell'assurdità di questa domanda, però era il riflesso, perché ero consapevole, penso che qualsiasi donna sia consapevole che questo è una delle cose che dovrà affrontare, forse questo è il motivo per cui noi ci crediamo, che le due cose non possono essere distinte, ma devono necessariamente essere lì. Perché in un momento di crisi, di fronte ai problemi, all'affrontare i problemi, bisogna essere insieme, bisogna creare delle alleanze. Quindi l'unica cosa è veramente mettersi insieme e creare alleanze. La soluzione non ce l'abbiamo, nessuno ha la soluzione perfetta in casa. La soluzione è qualcosa che nell'affrontare i problemi evolve nel tempo. E come facciamo a renderci conto di questo? Parlando con voi. Un'ultima cosa, per essere più strettamente sindacale, guardate che quella che è la priorità sindacale si va sulla relazione. Allora, in qualsiasi relazione, a me risulta, poi non so, non sono un sociologo, che ci sia sempre una fase di conflitto, e io mi devo mettere in confronto con l'altro, c'è sempre la parte di negoziazione, di scambio, e poi se va bene, ed è questo il grande risultato, poi c'è la fase della partecipazione, della conclusione. Guardate che questa è l'arte nostra, se volete. Quindi mi permetto di dire che su questo coso, su costruire una comunità di relazioni di operosi, noi come sindacati, parlo sindacalisti, abbiamo sicuramente le carte.